Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Oggi è arrivato finalmente il momento di fare la tinta per capelli e ho pensato di farla insieme a voi in questo video. Per questo motivo mi trovate completamente struccata e con i capelli orribili. Vi chiedo perdono, ma è arrivato finalmente il momento di coprire questi orribili capelli bianchi che mi perseguitano. E sono contenta di farlo grazie a TRND che mi ha selezionato per un progetto con il brand Schwarzkopf, spero di averlo pronunciato bene, meglio conosciuto come la linea Palette per capelli. Questo brand ha fatto uscire ben due tipologie di tinte diverse, la prima di cui non vi parlerò oggi e che non vi farò vedere in azione ma mi piacerebbe molto provare è quella Oleo Intense, che è questa, ovvero una tinta senza ammoniaca che dona il 100% di copertura dei capelli bianchi, ha un colore duraturo e luminoso e in più dona intenso nutrimento grazie alla combinazione di ben 4 oli giapponesi. Oggi invece vi parlerò della seconda tinta che lancia questo brand, ovvero la Professional Performer, che è praticamente una tinta che dura fino a 10 settimane la sua intensità di colore, dà una copertura professionale dei capelli bianchi, ha una tecnologia antidanno Salon Plex che ristruttura i legami spezzati e ripara il capello all'interno e in più dona fino all'80% in meno dei capelli spezzati. Per questo progetto mi è stata inviata questa box molto elegante, nera con le scritte bianche del logo, e all'interno ho trovato ben due confezioni, perché per un capello da corto a medio lungo va benissimo una confezione come nel mio caso, mentre per dei capelli più lunghi, quindi da medio lunghi a lunghi, è preferibile utilizzare due confezioni. Quindi il brand insieme a TRND ha pensato di mandarmi due confezioni e io sono felicissima perché lo utilizzerò per la mia prossima tinta, la seconda confezione. Come colorazione io ho scelto una tra le più scure, ovvero la 3.1 castano scuro, ce ne sono di diverse nuance e ci sono anche tonalità più scure, ma io prediligo questo per non andare a scurire ulteriormente i miei capelli. Io nelle tinte cerco appunto la copertura dei capelli bianchi, che purtroppo li ho sul ciuffo e devo andarli a nascondere, però non voglio andare a cambiare il mio colore, quindi questo penso che vada benissimo per i miei capelli. Qua abbiamo anche il sistema di guida colore per andare a scegliere meglio il nostro colore, ci fa vedere più o meno da che base partiamo a come può diventare il risultato finale. All'interno troviamo come consiglio la linea adatta appunto per capelli colorati di Palette. E qua il targhettino che ci dice appunto la colorazione che noi possiamo andare a tagliare e conservarlo per il prossimo acquisto, per continuare a comprare lo stesso colore. All'interno troviamo il primo step, il flacone applicatore con lozione rivelatrice da 50 ml, la protagonista, ovvero la crema colorante da 50 ml, vi ricordo che io ho scelto la 3.1, balsamo da utilizzare dopo aver fatto lo shampoo da 15 ml, un paio di guantini monouso in dotazione, infine le istruzioni che sono in italiano e sono molto molto dettagliate. Dopo aver applicato i guanti vado ad aprire la crema colorata formando un buchino con il tappo stesso e poi la verso all'interno del tubetto rivelatore, spremendo per benino tutto il contenuto, dopodiché chiudo il rivelatore e vado a shakerare energeticamente.
Rompo il beccuccio e iniziamo l'applicazione. Come sempre partiamo dalle radici, andando a dividere ciocca per ciocca e massaggiando bene il prodotto in modo che il risultato diventi uniforme. Dopodiché passiamo alle lunghezze, vi consiglio di dividere i capelli in sezione e poi finiremo con le punte. Dopo aver applicato su tutta la capigliatura la tinta, andiamo a tenerla in posa per 30 minuti. Risultato finale utilizzando questa nuova tinta palette. Sono andata al lavaggio andando a lavare con acqua tiepida i miei capelli finché l'acqua non diventava chiara e limpida, quindi finché la tinta non aveva scaricato del tutto. Poi sono andata a utilizzare il mio solito shampoo e successivamente ho applicato per 2 minuti di posa il balsamo all'interno della confezione. I miei capelli risultano molto molto morbidi e molto luminosi, si districano facilmente, quindi non si spezzano i capelli e spero che con l'andare del tempo la loro premessa dell'80% di capelli meno spezzati sia mantenuta. Per quanto riguarda il colore, è molto pieno, luminoso e ha una bella intensità. Spero duri anche questo 10 settimane come scritto nella confezione, ma vi terrò aggiornati nel corso delle settimane. La colorazione è molto simile alla mia, forse leggermente più scura, ma so che con i lavaggi tenderà a scaricare. E la cosa più importante, devo dire che sono molto molto contenta perché ha coperto perfettamente i miei capelli bianchi e quindi non ce n'è traccia. Ottimo, perché è lo scopo principale per cui faccio le tinte, e quando ho letto copertura professionale dei capelli bianchi ho sperato fosse vero ed è davvero così. Fatemi sapere se acquisterete anche voi questa tinta e come vi troverete quando la utilizzerete. Per me sicuramente è super promossa e ringrazio TRND e Schwarzkopf per avermi selezionata e per avermela fatta provare, e sono contentissima di averne una seconda confezione per la prossima volta che dovrò andare a rifare la tinta. Se vi piacciono questi video dove facciamo la tinta insieme e ne volete degli altri, lasciate un bel pollice in su. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. E seguitemi anche sui social, che vi lascio qua sotto nell'info box i link, ovvero Instagram, Facebook e da pochissimo anche su TikTok. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! And will you get back?